Cari fratelli e sorelle, mercoledì scorso, con il rito penitenziale delle ceneri, abbiamo iniziato la Quaresima, tempo di rinnovamento spirituale che prepara la celebrazione annuale della Pasqua. Ma che cosa significa entrare nell'itinerario quaresimale? Ce lo illustra il Vangelo di questa prima domenica con il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto. Narra l'Evangelista San Luca che Gesù, dopo aver ricevuto il battesimo di Giovanni, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito Santo nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. E vedendo l'insistenza sul fatto che le tentazioni non furono un incidente di percorso, ma la conseguenza della scelta di Gesù di seguire la missione affidata lì dal Padre, di vivere fino in fondo la sua realtà di figlio amato che confida totalmente in Lui. Cristo è venuto nel mondo per liberarci dal peccato e dal fascino ambiguo di progettare la nostra vita a prescindere da Dio. Egli l'ha fatto non con programmi altisonanti, ma lottando in prima persona contro il tentatore fino alla croce. Questo esempio vale per tutti. Il mondo si migliora incominciando da se stessi, cambiando con la grazia di Dio ciò che non va nella propria vita. Delle tre tentazioni che Satana sottopone Gesù, la prima prende origine dalla fame, cioè dal bisogno materiale. Se tu sei figlio di Dio, dia questa pietra che diventi pane. Ma Gesù risponde con la Sacra Scrittura, non di solo pane vivrà l'uomo. Poi il diavolo mostra a Gesù tutti i regni della terra e dice, tutto sarà tuo, se prostrandoti mi adorerai. E l'inganno del potere, cioè Gesù smaschera questo tentativo e respinge il Signore Dio tuo, adorerai, a Lui solo renderai culto. Non adorazione del potere, ma solo di Dio, della verità e dell'amore. Infine il tentatore propone a Gesù di compiere un miracolo spettacolare, gettarsi dalle alte mura del Tempio e farsi salvare dagli angeli, così che tutti avrebbero creduto in Lui. Ma Gesù risponde che Dio non va mai messo alla prova, non possiamo mettere esperimento nel quale Dio deve rispondere e mostrarsi Dio. Dobbiamo credere in Dio, non fare da Dio materiale del nostro esperimento. Riferendosi sempre alla Sacra Scrittura, Gesù antipone ai criteri umani l'unico criterio autentico, l'obbedienza, la conformità con la volontà di Dio che è il fondamento del nostro essere. Anche questo è un insegnamento fondamentale per noi. Se portiamo nella mente e nel cuore la parola di Dio, se questa entra nella nostra vita, se abbiamo fiducia in Dio, possiamo respingere ogni genere di inganno del tentatore. Inoltre, da tutto il racconto emerge chiaramente l'immagine di Cristo come nuovo Adamo, figlio di Dio umile e obbediente al Padre, a differenza di Adamo ed Eva che nel giardino dell'Eden avevano ceduto alle seduzioni dello spirito del male di essere immortali senza Dio. La Quaresima quindi è come un lungo ritiro durante il quale rientrare in se stessi e ascoltare la voce di Dio per vincere le tentazioni del maligno e trovare la verità del nostro essere. Un tempo possiamo dire di agonismo spirituale da vivere insieme con Gesù, non con orgoglio e presunzione, ma usando le armi della fede, cioè la preghiera,
l'ascolto della parola di Dio e la penitenza. In questo modo potremo giungere a celebrare la Pasqua in verità, pronti a rinnovare le promesse del nostro battesimo. Ci aiuti la Vergine Maria affinché, guidati dallo Spirito Santo, viviamo con gioia e con frutto questo tempo di grazia. Intercede in particolare per me e per i miei collaboratori della Curia Romana, che questa sera inizieremo gli esercizi spirituali. Angelus Domini nunciavit Maria. Concepite Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Via mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et caritatis in nobis. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ili et diciamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam Christus Domini mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante, Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et aetor nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.